Le faccio le domande. Lei si ritiene estraneo ai fatti che le vengono attribuiti, oppure si fa carico dell'atto delittuoso? Del tutto responsabile, ma non colpevole. Si tratta di un atto dimostrativo, di ribellione? Un obbligo morale. Lei fa parte di qualche organizzazione clandestina a scopo eversivo o terroristico? Sì. Ho fatto parte del corpo insegnanti. Ma non è un reato. A volte sì. Lei, a quanto risulta, è un uomo di scienza. Sa molto più di me. Posso rivolgerle una domanda, signor maresciallo? Prego. Quanti libri ha letto ultimamente? Ultimamente sono stato molto impegnato. Qui non c'è tempo per i libri. Ma Ne avrà letti una decina. In quando lo trovi il momento? tutta la sua vita. Ne avrà letti una decina in tutta la sua vita. Le In tutta la vita credo di sì. Non sono bastati? Non ne sente la mancanza? ci ho mai fatto caso. Vuol dire che ha vissuto bene così. E sicuramente avrà belle cose da ricordare. Nonostante tutto, non mi posso lamentare. Io invece, se mi volto indietro, vedo solo pagine di libri. Una vita tutta di carta. Ma lei conosce molte cose più di me. Tutti i libri del mondo non valgono un caffè con un amico.